proprio. Come quasi tutti i sabati, quando siamo liberi, andiamo al mercato di San Teodoro. Abbiamo comprato una latta di olio di oliva della provincia di Rieti. Poi, questo che forse lo facciamo vedere piccare, che cosa abbiamo comprato. Abbiamo del kefir, yogurt, formaggio. Che bellezza. Subito dopo, quando si gira a sinistra, si trovate l'arco di Giano e la chiesa di San Giorgio. Magnifica. Una chiesa magnifica. Entriamo un attimo. Andiamo a vedere la chiesa. È un po' buio però. Un marmo stupendo. Io ci tengo a mano anni. Thank you.
dopo tanta fatica e tanti negozi che ho girato, vi facciamo vedere cosa abbiamo buttato. Passiamo dall'ultimo. Siamo andati dentro un negozio di prodotti tipico rumeno, quello che vende pure prodotti bulgari, polacchi, russi, armeni, turchi. Questo è dal negozio rumeno. L'ho comprato. Due tipi di cetriolini differenti. Sì. Uno con tutti i profumi e questo penso sia il naturale, meno profumato. Dei peperoni. Una bottiglia di liquore di viscole. Rumeno. Dentro ci sta una siamo viscola. Siamo curiosi perché abbiamo fatto a casa in Bulgaria un sciroppo di liquore. Abbiamo comprato questo che viene dalla Turchia, pasta filo turca per fare una torta rustica. Spessa. Questo qua sono due barattoli di Lutenizza bulgara. Lutenizza è una salsa di pomodori e peperoni. Adesso prendiamo cosa devo comprare. Altra parte qua al mercato della Continente di Spesa Amica di via Santa Polo, una latte di olio della Sabina e dei prodotti a base di latte che abbiamo messo dentro una busta termica che della linea che ho in macchina. Abbiamo comprato una ricottina al tartufo, una ricotta chiamata Toppo. Una burratina con tutto il loro pensiero. Due bottiglie di kefir. Uno yogurt sempre fatto da loro a 4 certi grassi e poi ho comprato questa ricotta secca un pochino stagionata, buonissima per cucinare e per pure mangiarla come formaggio così semplice. Sarà buonissima. Poi siamo passati al supermercato della Hyper Triscount Grosso che faceva delle offerte. Vabbè. Un pacco di 6 kg, un chilo e mezzo di caffè. Dei biscotti che non sappiamo come sono. Fetta al latte Kinder. Colazione pure per Kinder sono 10 dei baci perugina rossi dolce gabbana che non abbiamo mai visto, li vogliamo provare. Una bottiglia di latte di mandorle. Una tavoletta di dintorno al pistacchio, un pacco di Filadelfia,
2 confezioni di burro latte Soresina, una bottiglia di Marsala Vecchio Florio, che noi ci cuciniamo spesso con la Marsala. Delle banane. Una bellissima verza, guardate quanto è bella. Questo metà lo faremo. Insalata e metà. Dei limoni di Siracusa. Siracusa IGP, limoni. Speriamo che siano buoni, sicuramente. Due confezioni di zafferano e le vaschette piccole di alluminio, passata della molisana, le patate, delle pelonella, delle cipollotte, visto che è così coccolosa, 2 cioccolate fondenti nocciolate, le più preferite. Una cosa di pepe, un altro baratto della passata della molisana, sì, ce ne stanno svariate perché la molisana era in offerta, stava in offerta speciale, sì, non possiamo passata noi. Altre vaschette d'alluminio, altra vaschetta un po' più grande d'alluminio, sì, perché mi è rotta la stoviglia, aspettiamo un bel pacco di riso, qua altro 3 tipi di biscotti differenti, sono fragola con yogurt, quindi al cioccolato, tanto perché uno fa dieta, altre confezioni versate alla molisana, se ne potevo comprare solamente 6 panattoli, 6 bottiglie, ci stava il limite a 6 perché stava in offerta a 60 centesimi l'uno, una confezione di pomodori piccanini siciliani, un'altra passata, una bottiglia di vino Vermentino di Toscana, e proviamo questo fiano. Questo lo sappiamo. Lo sappiamo, però questo è un fiano sicuramente questo è buono. Dopodiché abbiamo fatto spesa pure per la nostra cupetta che sta sul divano. E qui sta pure roba per te. Non le metti qua, non la faccio.
so tutto e niente. Esatto, e questi qua sono due che sono all'anatra. Uno e due. Poi, visto che ha poco golosa, però lei i croccantini gli piacciono veramente, questi piccoli mi fanno vedere. Questo e questo. Ah. Oggi l'ho fatto una giornata. Tempo fa la facciamo questa sera, se c'è il tempo poi la facciamo domani. Abbiamo preso la carta forno che ho bagnata e aggiungo, io mi piace aggiungerci un po' di finocchiello, di semi di finocchio. Ora, delle foglie di alloro che abbiamo preso a un albero vicino a casa, non vi preoccupate, è un posto bello, pulito, sensibile. Ci sono abbastanza perché mi piace molto, soprattutto quando rompo la fila, senza aggiungere né olio né niente né sale, lasciamo così com'è. Andiamo. Questa forchetta qua l'abbiamo comprata. Abbiamo comprato un po' di tempo all'Iper Discount grosso. Noi l'abbiamo fatto qui a spesa oggi. È un supermercato buono, che ci andiamo spesso. A prezzi buoni e c'è una buona qualità. Adesso prendiamo un po' di olio. Un altro foglio spesso che sinceramente non l'ho chiuso tanto bene, e questo qua adesso è bello chiuso, così almeno il grasso esce da solo, non si chiude l'interno. Devi cuocere quanto tempo? Ma, minimo 3 ore, 2-3 ore ci vogliono. Usa e getta, va benissimo. Andiamo. Sì, ci sarà pure per tempo. Lo mettiamo nel forno, ciao, tra 3 ore ci sentiamo. Ciao, ciao. Dopo 2 ore tiriamo fuori la forchetta, vediamo come sarà venuta.
piace non potete sentire l'odore. Che è meglio non mangiarlo. Fra un'oretta, se non qualcosina di più, la tiriamo fuori e ce la mangiamo o la mangiamo domani.